dentist and the dark. Dando uno speciale benvenuto a... Mi ha autorizzato a chiamarlo Luciano Manicardi. Io lo chiamerò Luciano perché siamo in un clima veramente di sorerno e fraterno, e quindi è interessante che quando credo Lusmi lo ha invitato non era ancora priore della comunità monastica, quindi questo si conferma che le donne sono un po' profetiche, e questo ci fa piacere. Non so lei quanto sia contento di questo, ma insomma. Bene. Il nostro fratello è, come ho già detto, priore della comunità monastica di Bose, e è emiliano, e ha scritto molti libri, collabora con molte riviste, e mi piace quello che abbiamo scritto qui: attento all'intrecciarsi dei dati biblici con le acquisizioni delle scienze umane, riesce a far emergere dalla scrittura lo spessore esistenziale e la sapienza di vita di cui è portatrice. Mi sembra veramente un buon inizio per dare a lui la parola, e penso che ci organizziamo così. Siccome la sua relazione, come anche le altre, quest'anno abbiamo scelto di non fare i gruppi di lavoro, quindi stiamo anche sperimentando una metodologia diversa. Poi voi ci direte se funziona o non funziona, ovviamente siamo sempre aperti al cambiamento, abbiamo 2 giorni davanti. Pensavamo di lasciare uno spazio di una mezz'oretta, 40 minuti, a Luciano perché esponga una parte della sua relazione. Ci prendiamo un tempo di silenzio per far sedimentare un pochino le sue parole, gli lasciamo un altro spazio e poi facciamo un sano momento di pausa per ritornare poi insieme prima della messa per restituire a lui delle cose e un po' di dialogo con lui, che poi immagino ci lascerà, e quindi è un'occasione preziosa che possiamo prendere. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie di questo invito a parlare di un argomento decisamente urgente, importante, ma certamente anche non facile. Dall'individuo alla persona, la formazione nella vita religiosa. Allora, come strutturo il mio incontro, visto che suddividerò in 2 momenti l'intervento? In un primo momento introduco un concetto che desumo appunto dalle scienze umane, che mi serve per incanalare il discorso sulla formazione. Quindi nel primo momento, nella prima mezz'ora, 40 minuti, parlerò e della comunità e della formatrice. Nella seconda parte mi soffermerei maggiormente sulla giovane, la novizia, e il percorso soprattutto che si può proporre per tentare di andare di far attuare questo passaggio dall'individuo alla persona. E allora iniziamo con questa prima parte, e inizio ricordando un'espressione del teologo Romano Guardini, il quale ha scritto in un suo testo: anzitutto persona significa forma. Una persona formata è integrata, in essa potremmo dire le diverse parti non convivono in modo caotico, disorganico, ma ben connesse, unificate o almeno diciamo discretamente connesse, decentemente unificate. Emotività e razionalità, affetti, sentimenti, corporeità, dimensione sessuata, relazionalità e comunione con gli altri, capacità di abitare la solitudine, capacità di avere una vita interiore. Vi ricordo poi anche che la parola forma, dal greco morphē, designa anche la dimensione della bellezza, designa anche dunque qualcosa che ha a che fare con l'armonia, con il senso, con la coesione. Allora, è da qualche decennio che ormai noi utilizziamo nella vita religiosa, monastica, con molta disinvoltura, la terminologia della formazione, che è desunto dalle scienze, dalle discipline pedagogiche, psicologiche. Certo, ad esempio, non lo trovate nella letteratura monastica o patristica,
sapete tutti, io vengo da il mio background è monastico. Nella letteratura monastica antica, per i padri monastici, la vita monastica non era una realtà in cui si poteva formare qualcuno. Questa era un'idea che neanche veniva, era un impensabile. Era la vita che formava la vita. Era la vita che formava il monaco. Il giovane chiede di entrare in una vita monastica ed ecco che ci sono la vita che fornisce gli strumenti per il discernimento. Ecco allora che il candidato alla vita monastica si immetteva, certo con una certa gradualità, ma ecco che la vita in cella, il lavoro, le preghiere comuni, l'orazione personale, la pratica della lezione divina, eccetera, la vita quotidiana formava il monaco, diciamo così, svelava anzitutto il candidato stesso, poi certo al padre spirituale, al ligumeno, l'attitudine o meno della persona a quel tipo di vita. Insomma, era la vita che educava la vita, che dava una forma e che anche verificava se quella individualità, quella persona poteva trovare la sua dilatazione personale all'interno di quella forma vita. Poi, in uno spazio cristiano, monastico, di vita religiosa, ovviamente la formazione ha sempre come fine la trasformazione della persona a immagine di Cristo, la sua crescita verso la maturità della statura di Cristo, crescita che conduce, stando alla splendida espressione di Efesini 4, versetto 13, all'uomo perfetto, teleios, dove teleios significa maturo, formato, compiuto, non tanto perfetto, senza imperfezioni. È l'idea di una compiutezza, di una maturità, fino a raggiungere la misura che corrisponde alla piena maturità di Cristo. Ma questo sarà l'argomento della relazione del pomeriggio della dottoressa Perroni. Dovendo limitarmi alla dimensione più antropologica del cammino formativo, come suggerisce quel titolo, dall'individuo alla persona, io pongo l'accento, perché questo mi sembra metodologicamente corretto, non tanto, anzitutto, sul soggetto che entra nella vita religiosa, che chiede di entrare in una congregazione, in un istituto, ok, e che vi entra a partire da quel contesto culturale, almeno del nostro occidente contemporaneo, che è caratterizzato, secondo le tante immagini che diversi osservatori della nostra contemporaneità ne hanno dato, da società degli individui, modernità liquida, società dell'iperconsumo, era del vuoto, cultura del narcisismo. Potremmo andare avanti a lungo, ma pongo l'accento sul soggetto che accoglie la richiesta di una giovane che vuole iniziarsi una vita religiosa, e dunque anzitutto sulla comunità, sulle vostre concrete comunità, sulle vostre congregazioni. Quale che sia l'istituzione, la congregazione religiosa in cui una persona chiede di entrare, credo, ma è quello che faccio io di fronte a quando un ragazzo si presenta per voler entrare in comunità di Bose, mi dico: quale promessa di vita io posso fare, la mia comunità può fare a una persona che sta dicendo di giocare la sua intera vita all'interno di questa struttura? C'è una domanda che ci viene posta anzitutto: siamo in grado di dare una forma, una bellezza, un compimento, un'armonia a una persona che sta mettendo in gioco la propria vita, la propria unica vita, la propria preziosa unicità esistenziale, in cui consiste la sua insostituibile immagine e somiglianza con Dio, quel volto e quella persona che è una storia sacra. Ogni volto è una storia sacra. Ebbene, la domanda riguarda tanto la comunità quanto la persona, le persone incaricate direttamente della formazione. E qui che direi che a entrambi, ma in particolare oserei dire alle persone che in prima persona
svolgono il compito formativo, potremmo applicare, certo, come si dice sempre, mutatis mutandis, il concetto elaborato dallo psicanalista e pedagogista Donald Winnicott di madre sufficientemente buona. Non perfetta, perché non esiste la madre perfetta, come non esiste il formatore perfetto, non esiste la formazione perfetta, non esiste la comunità perfetta. Madre sufficientemente buona, perché? Perché provvede di fatto, e qui vi sintetizzo in due parole quello che scrive Winnicott, ai bisogni non solo materiali del bambino, ma lo accudisce anche dal punto di vista relazionale. Lo immerge, dice Winnicott, in un bagno di parole, un bagno sonoro, grazie a cui il neonato, per mezzo della voce della madre, che costituisce la sonorità a lui gradita, che ha già ascoltato nel ventre materno, impara pian piano ad adattarsi al mondo esterno. La madre sufficientemente buona è quella che investe sul bambino, lo cura, lo accudisce, in modo tale che lo prepara gradualmente all'avventura della relazione che sarà il proprio della vita del bambino nella sua crescita. La madre sufficiente buona è una donna autentica, spontanea, con reali ansie, preoccupazioni, anche con sensi di colpa, scoramenti, stanchezza, ma che con tutto questo sa trasmettere sicurezza e amore al bambino, sa dargli fiducia. È la donna che, pur avendo spesso, e qui cito testualmente Winnicott, molte buone ragioni per detestare il figlio, tuttavia è in grado di rispondere adeguatamente ai suoi bisogni, sapendo alternare con sapienza i sì e i no, facendo sì che lo sviluppo del bambino proceda senza traumi troppo forti, insegnandogli la capacità di tollerare le frustrazioni, di riconoscere e di accettare i limiti. Compito che non fate fatica a trasmettere, a trasferire sul piano di una relazione formativa. Quale è il grave pericolo della madre? Che allora diventa insufficientemente buona, non sufficientemente buona, è quello di non conoscere i propri sentimenti, le proprie emozioni, i propri limiti. È l'ignoranza di sé, la non coscienza e conoscenza, ad esempio, della propria interiorità, della propria dimensione emotiva, il non saperla dunque gestire. Cosa questa che, se si verifica, ma lo vedremo, in una maestra delle novizie o in una formatrice, crea dei veri disastri. Altro che formazione di una persona, passare dall'individualità alla persona. Ma veniamo al primo punto, la comunità. Mi sembra importante, non solo per quell'idea di comunità formatrice che spesso ci si ripete, ma perché ritengo che sia corretto iniziare, porre la domanda a partire dalla comunità. La domanda che ci si deve fare, in quanto comunità religiosa, di fronte a una persona, presumibilmente e auspicabilmente giovane, che chiede di entrare, quale promessa di vita siamo in grado di esprimere e possibilmente di mantenere? Ci sono nella nostra comunità gli elementi che permettono a una giovane di divenire persona, dunque di sviluppare quell'unicità che lei è e di svilupparlo all'interno di un contesto relazionale comunitario passabilmente sano? Punto di domanda. C'è lo spazio per questa persona che entra di essere riconosciuta, accolta per com'è? Ci sono le condizioni affettive e effettive perché lei possa crescere, divenire, mutare, ricevere nutrimento spirituale robusto e accompagnamento umano serio? Sono domande che ci dobbiamo porre, perché si gioca con la vita di una persona. Ecco, non dimentichiamo che è la vita alla fin fine che dà una forma, è la vita che forma. Quindi ci dobbiamo interrogare su quale vita noi viviamo e quale vita possiamo offrire.
perdonate l'espressione, ma lo dico sulla mia pelle, quante persone ho visto entrare in comunità, avere degli elementi positivi, avere un cammino formativo passabilmente decente, credo, e tuttavia vedere poi innestarsi delle strutture. Le nostre comunità formano o deformano? Le nostre comunità sanno anche curare, non dico guarire, che mi sembra una parola grossa, o arrivano a ammalare, a produrre sofferenze, perché lo vediamo, succede anche questo. Ecco, allora credo che prima ancora di guardare al contesto individualista, diciamo così, da cui provengono le persone, le giovani che eventualmente chiedono di entrare, almeno nel nostro occidente ricco e attuale, guardiamo alla qualità relazionale delle nostre comunità. Guardiamo realisticamente la situazione delle nostre comunità e lasciamo perdere anche, che so, l'età molto elevata di diverse comunità, lasciamo perdere anche le precarie condizioni di salute di tante, ma non dobbiamo forse ammettere lucidamente, senza edulcoramenti, che ci sono sorelle che rimangono in comunità solo perché l'età non consente loro di uscire e rifarsi una vita? Punto di domanda. Non riconosciamo che c'è a volte un cinismo, cioè, attenzione, non sto generalizzando, ma credo che di fronte a delle problematiche occorra saper vedere anche con disincanto delle situazioni che sono reali. Non sono le uniche, certo, ci mancherebbe, però tutti noi sappiamo come anche in una comunità di diverse persone, una o due persone con problematiche pesanti possono arrivare a creare un clima che diviene pesante e che rende difficile, ad esempio, l'integrazione di una nuova persona. Mi è capitato di recente, l'ho sentito con i miei orecchi non molti giorni fa, una suora che diceva, a proposito di una novizia da poco entrata, quindi anche, scusate, cosa rara, speriamo che lei, che è ancora in tempo, si svegli. Allora, è vero, è crudo questo, e dice, non depone a favore di questa suora, evidentemente, ma siamo realisti nel guardare la qualità di vita che viviamo nelle nostre comunità, perché è decisivo questo per il passaggio che la persona giovane che entra in comunità è chiamata a vivere, vuole vivere, desidera vivere. Diciamoci la verità, oggi la vita comune, la comunità è forse sentita, come, a mio parere, come il più grande ostacolo alla vita religiosa. Alla fin fine delle forme di consacrazione più, capitemi, individualistiche, credo siano meglio, trovino migliore accoglienza. Ma oggi il contesto in cui ci muoviamo noi, oggi in Italia, nel nostro contesto occidentale, è quello di questa attenzione estrema alla soggettività, ai diritti, tra virgolette, della soggettività. Si cresce all'interno di un clima di concorrenzialità, di competitività, oserei dire di imperialismo dell'ego. Al tempo stesso però non dimentichiamoci mai che l'anelito alla comunità, alla realizzazione comunitaria è costitutiva della persona. Per dirla con un pensatore laico come Edgar Morin, l'aspirazione profonda dell'essere umano, conscia o inconscia che sia, è di dilatare il proprio io nel seno di un noi. Ecco la sfida delle comunità in cui un io possa sentirsi accolto, diventare noi, accettare dunque di fare corpo. Diciamoci la verità, questo è il genio del cristianesimo. E qui la vita religiosa ha una grande possibilità, certo oggi minata da delle condizioni storiche, culturali, eccetera, eccetera, ma di mostrare la forza del cristianesimo di creare comunità, delle persone diverse che non si scelgono perché per una coniugalità, ma in nome di Cristo, e che formano un corpo, che formano una comunità. Questa è la grande testimonianza che possiamo dare, ma sappiamo anche come il passaggio dall'individuo alla persona implica un altro passaggio, dall'io al noi.
Tutte voi sapete che normalmente se entra una giovane in comunità, questo subito è al cuore della comunità, il cerchio comunitario le è intorno, ci sono le attenzioni, c'è come dire, la gioia per questa nuova persona, ma maturazione è che questa persona dal centro in cui si trova arrivi a situarsi sulla circonferenza del cerchio, insieme alle altre, con le altre. Non in mezzo, non sopra, ma accanto alle altre. Un passaggio non semplice. E una sola cosa sottolineo dunque del problema della comunità che voglia essere formatrice e dunque accogliere e aiutare il passaggio della persona dalla sua individualità biologica all'essere persona e dunque capace di relazione con le sorelle che formano quella comunità, ebbene è la dimensione comunicativa su cui si deve stare molto attenti. Come si comunica nelle nostre comunità? In particolare, certo, qual è l'uso della parola? Personalmente, dopo 36 anni di vita in una comunità monastica, credo che la stragrande maggioranza dei problemi sia legata a una cattiva comunicazione, a insufficienze comunicative, a comunicazioni e uso della parola disfunzionante, che arriva anche a provocare esclusioni, a provocare sofferenze anche psicologiche. Ecco, una persona viene aiutata a maturare, a crescere, a nascere a se stessa e a nascere al corpo comunitario grazie alla qualità comunicativa. Sapendo questo, che c'è una legge a cui non si sfugge, a cui i teorici della comunicazione ci hanno, ci hanno edotti, non si può non comunicare. Se io anche scelgo nella mia comunità di non comunicare con nessuno, di ritirarmi in un angolo, di esprimere la mia muta protesta contro la comunità, bene, io sto comunicando esattamente questo. Ed è abbastanza distruttivo. Ecco, calcolate anche questo, che quando noi comunichiamo, quando noi parliamo, quando noi dialoghiamo, noi sempre, anche quale che sia l'argomento di cui parliamo, lo parliamo a partire da noi stessi. In certo modo ci diciamo, mentre io vi sto facendo questa chiacchierata sulla formazione, è chiaro che c'è il mio vissuto, ci sono io mi sto dicendo in qualche modo a voi. E qui c'è tutto il rischio del comunicare, la bellezza è il rischio del comunicare. Dicendo, parlando, comunicando, ci sveliamo, ci denudiamo, ma quando sappiamo che una vita comunitaria, una vita religiosa comune è formata non dalla somma delle ricchezze, delle competenze, delle capacità dell'una e dell'altra, ma dalla condivisione delle povertà di ciascuno, allora proprio questo lavoro di dirsi, che ci svela nella nostra, in quel che noi siamo, è decisivo per la costruzione della comunità e per la costruzione di una persona che faccia corpo, che diventi un arto, un membro, direbbe Paolo in Prima Corinti 12, di quel corpo che è la Chiesa, che è la comunità cristiana. Ecco, ripeto, e chiudo questo primo punto, diventare persone significa diventare persone che, diventare capaci di una parola propria. E quindi occorre vigilare molto sulla parola. A me non stupisce che Papa Francesco non si contano i suoi interventi sul terrorismo delle chiacchiere, sulla capacità distruttiva della parola. Parlare ha una dimensione etica, perché io parlo a qualcuno e devo dunque rispettare quel qualcuno. Quando parlo, parlo a partire da me stesso e devo rispettare quel che io sono e dunque non tradire la mia umanità con la menzogna, con il sotterfugio, con la mezza verità, con i giochi di potere che con le parole mettiamo in atto. Ecco, di più, ci sono delle parole, le parole esse stesse devono essere rispettate per ciò che sono, non le possiamo manipolare a piacimento.
Ecco, stiamo attenti perché su questo si gioca molto della crescita sana di una persona in comunità, si gioca molto della coesione comunitaria, perché se si insinua la indiscrezione, se si insinua la parola doppia, se si insinua il dire una cosa e poi tirarsi indietro, si perde la fiducia e quando crolla la fiducia, crolla la comunità. Non c'è più possibilità di stare insieme. Non dimentichiamoci tutti gli insegnamenti evangelici sul parlare. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno e non dimentichiamoci quello che viene detto di Gesù, che non è soltanto la parola fatta carne, ma è l'uomo di cui in Giovanni al capitolo 7, al versetto 46 o 47 si dice: nessun uomo mai ha parlato così. Cerchiamo di imparare a parlare dalla pratica di parola di Gesù di Nazareth, come testimoniata dai Vangeli. Questo può aiutare un clima e un contesto comunitario che diviene favorevole a quel passaggio pasquale dall'individuo alla comunità, dall'io al noi. Secondo punto, la formatrice. E con questo sarà il secondo punto che faccio in questa prima mezz'ora e poi mi fermo. Ma è ovvio che la formatrice deve essere anche lei una persona sufficientemente formata. Che cosa è importante a mio modo di vedere, e non vi dico certo nulla di nuovo, che sia anzitutto una donna di ascolto e di accoglienza. Noi generiamo grazie all'ascolto. La maternità richiesta alla formatrice è anzitutto opera di ascolto. Voi sapete che l'udito è il senso fondamentale per lo sviluppo della vita del bambino, anzi già del feto nel seno materno. Così l'ascolto è l'elemento basilare dello sviluppo della vita adulta della persona. Un filosofo italiano ha scritto, è un testo che direi quasi commovente: è facile immaginare quale evento straordinario fu per ognuno di noi l'ascolto del battito del cuore materno. Il suo inizio percettivo fu probabilmente quell'istante sconvolgente in cui il mondo, tramite l'alveo materno, ci invase e ci mosse, lacerando e distogliendo il silenzio primordiale e consegnandoci a un altro costitutivo silenzio, quello alternato con il rumore e con il suono. È l'udito, dunque, conclude questo filosofo, il primo cordone ombelicale comunicativo della nostra esistenza. Grazie all'udito ci separiamo dalla fusione indistinta con la carne del mondo e insieme ci teniamo pur sempre agganciati ad essa. Dunque capacità di ascolto, ma poi capacità di mitezza. Che cos'è la mitezza? Ha nulla a che vedere con la passività, anzi, la mitezza è forza nei confronti di se stessi, è capacità di mettere dei limiti a se stesso per far spazio all'altro, decisivo per una formatrice. Formatore, vedete, parlo al femminile perché... È la capacità di mettere dei limiti alla propria parola, alla propria presenza, per lasciare espandere la giovane, per lasciarle spazio, farla esprimere, farla crescere. Ci sono maestre delle novizie iperprotettive, abitate dalla nevrosi del controllo, che per la loro insicurezza, per le loro paure, arrivano a non lasciare più spazio alla giovane, a infantilizzarla, a renderla un'eterna bambina. E poi ci si trova di fronte a volte a delle suore che anche in età adulto matura magari hanno quegli atteggiamenti, la vocina infantile, gli atteggiamenti infantili, gli orizzonti anche minuscoli. Lì io capisco che quello che vi sto per dire non è semplice, non è facile, lo trovo faticoso anche io, ma è vitale in una comunità religiosa, in un ambito formativo, allargare gli orizzonti di interesse, aprire gli orizzonti delle persone. La formatrice sappia, per quanto possibile, accidenti, allargare gli orizzonti delle giovani, renda più ampi i confini dei loro interessi, favorisca e, come si dice,
faccia emergere, non spenga gli interessi che le giovani possono avere. Non ci sia un restringimento di orizzonte per cui se si parla sempre del gruppetto della comunità, di se stessa, della comunità o delle proprie mansioni. C'è un orizzonte ecclesiale, un orizzonte storico, un orizzonte politico, ci sono dimensioni culturali e così via che vanno valorizzate, si dia respiro e si diano responsabilità. Personalmente vedo che anche a giovani entrati da poco, dare loro delle responsabilità importanti, dare loro, come dire, certo, con sempre un certo discernimento, intelligenza e prudenza, ma è estremamente importante anche perché possono entrare oggi delle persone in comunità, ripeto, mi sto riferendo soprattutto alla nostra fetta di Occidente, che magari hanno già vissuto anni di studi all'estero, hanno fatto progetti Erasmus, hanno avuto offerte di lavoro negli Stati Uniti o in Canada. Come dire, stiamo attenti a non ridurre poi le abilità, le competenze. Sono gente questa che, per cui l'inglese non è più una lingua straniera. Molte di queste persone a 20 anni hanno già viaggiato più dei loro nonni in tutta la loro vita, ecco, ma di questo parleremo nel secondo momento. Però stiamo attenti a non avere un atteggiamento che tuttavia a volte ho potuto riscontrare di una custodia iperprotettiva che arriva a soffocare, madre insufficientemente buona in quel caso. Certo, in particolare la formatrice deve avere una coscienza e conoscenza di sé, dei propri sentimenti, della propria vita emotiva, una buona, discreta maturità affettiva, altrimenti qual è il rischio? Il rischio è che se è ignara della sua dimensione interiore, diciamo così, il confronto con delle giovani che le propongono delle problematiche affettive, emotive, complesse, che le confidano problemi inerenti alla sessualità, problematiche legate ad esempio alla alimentazione, alla corporeità, lei non solo non riesca a farvi fronte, ma ne fugga spaventata. A volte avviene che una maestra delle novizie si sente rinviare dalle novizie un'immagine di sé che non corrisponde a quello che lei riconosce in se stessa, e questo mette in crisi la formatrice. Quello che lei intende con chiarezza, franchezza, è percepito come durezza, la sua sobrietà comunicativa come anaffettività, e questo evidentemente ci riporta a una situazione non sufficientemente buona. Ecco, anche la formatrice è una donna che ha debolezze, ha fragilità, ha peccati, ha vulnerabilità, e non è questo per nulla il problema. Anzi, se ha conosciuto la potenza della debolezza sulla sua pelle, saprà anche aiutare con misericordia, compassione e conoscenza di causa, senza drammatizzare delle situazioni di debolezza o di peccato della giovane. Ecco, essere accolti nella propria debolezza, sentirsi dire un sì incondizionato, questo è un elemento decisivo che può aiutare la persona, la ragazza, la giovane a fare quel percorso e quel salto appunto che la porta a essere persona. Essere accolta nella propria debolezza è un'esperienza formante davvero profonda. Difficilmente, a me sembra, che una maestra di novizie schematica, rigide, possa fare un buon servizio alle persone che le sono affidate. Anche perché ogni persona è un mondo, ed è un mondo che va esplorato, è un mondo pieno di sorprese. Non marciamo con parametri preconfezionati. Stiamo attenti che c'è anche una formazione che rischia di diventare informazione, che non tende a una vera trasformazione della persona, che rischia di essere trasmissione di contenuti, insegnamento, educazione, ma non è una formazione che ha di mira la persona
il darle radicamento interiore e l'aiutarla a sbocciare all'interno di un contesto di vita. Un caro amico che è stato uno dei maggiori esperti di formazione in Italia e che sui suoi libri si sono formati in tantissimi, Giampiero Quaglino, anche preside di psicologia a Torino, a un certo punto, vedendo i limiti di tanta formazione, ha scritto un libro, a mio modo di vedere, stupendo sulla terza formazione, manifesto, la scuola della vita, manifesto della terza formazione, in cui cerca di andare più in profondo e centrare sulla persona la formazione. Ma questo ci porterebbe già altrove. Allora, e andiamo a chiudere il nostro primo momento. La madre, come si dice, la formatrice, la madre delle novizie, la maestra delle novizie, è anche chiamata ad agire, ad avere grande ascolto, dicevo, ma anche ad agire con pudore, con non intrusività, con quella asimmetria. Lei è la maestra delle novizie, l'altra è la novizia, che pur mantenendo il calore della vicinanza impedisce quel coinvolgimento e implicazione affettiva che a un certo punto porta a perdere l'equilibrio. Non che non ci debba essere un'implicazione affettiva, ma ci deve essere con intelligenza, ovvero deve essere capace anche di dire dei no, la maestra delle novizie, di frustrare. Così, oltre ad ascoltare, svolge un compito di orientamento, di direzionamento. Certo, questo richiede due doti che una formatrice dovrebbe avere o quantomeno coltivare: una certa saldezza interiore e un certo discernimento. E chiudo. Nella mia esperienza di formatore, essendo stato per molti anni maestro dei novizi, ho visto che alcuni elementi sono stati particolarmente importanti all'interno di un noviziato come quello in Comunità di Bose, in cui effettivamente ci sono tanti, insomma, diversi giovani, e notate che io facevo degli incontri sia per le novizie che per i novizi. Ve li elenco soltanto, sapete già voi dare il contenuto. Primo, dare la parola, ascoltare i giovani. Secondo, parlare la sessualità, rendere la sessualità e i problemi inerenti a sessualità e affettività parlati. Questo aiuta a sgonfiare i fantasmi, questo aiuta. Questo è il procedimento tipicamente umano di affrontare la sessualità. La sessualità umana è parlata. In un contesto dove si vive il celibato, dove si vuole vivere il celibato nella castità, è importante sapere anche mettere parola e comunicarlo. Certo, con pudore e discernimento, ma questo è importante, è molto importante. Ascoltare la sofferenza dell'altra persona, accoglierla nella sua sofferenza. Un bel testo ebraico che spesso mi ricordo dice: non giudicare prima di esserti messo nei panni dell'altro. È possibile mettersi nei panni dell'altro? Punto di domanda. Se mi metto nei panni dell'altro, l'altro dove lo metto? Ma al di là di quello, l'idea è molto chiara. Piano a giudicare, cerca di ascoltare. Quarto punto, far sapere che il male che affligge l'altro non ci è estraneo, è anche nostro. La capacità, con prudenza e intelligenza, con pudore, di saper mostrare anche la propria fragilità, la propria debolezza, è estremamente costruttivo per la giovane informazione. Pensate a tutti quei testi dei padri del deserto in cui, di fronte al giovane che arriva e che dice i suoi peccati, questo gli dice: anche io sono peccatore, non mi metto dall'alto in basso, non ti giudico, non ti dico guarda che però nella vita religiosa si deve arrivare a una castità perfetta e dunque
anche io sono accanto a te, anche io sono fragile peccatore. E poi dare all'altro il diritto di sentire ciò che sente e di esprimere. E infine, aiutare una persona ad amare ciò che detesta in sé. Questo aiuta il processo di arrivare a divenire persona, a un processo di unificazione. Aiutare una persona ad amare ciò che in sé lei detesta. E lì, tutti noi sappiamo che il Signore nostro ci ama totalmente, come siamo, nella nostra totalità, nonostante ci sia delle zone d'ombra in noi, ma questa esperienza di essere amati radicalmente deve diventare prassi materna nel lavoro di formazione. Mi fermo qui, ci fermiamo un attimo per poi passare al secondo momento. Grazie, grazie di cuore. Credo che tutte noi sentiamo echi di questo condividere, di queste provocazioni. Io istintivamente così mi viene da dire che tutte le cose che ci hai un po' illustrato sono cose meramente umane, di questa meravigliosità umana che ognuna di noi è portatrice nella sua fragilità, nella nostra vulnerabilità. Provo a trasformare con molta discrezione e molta umiltà in domande le cose che ci ha provocato Luciano. Com'è la nostra formazione? È una formazione che forma, deforma e informa? Formiamo persone adulte? Siamo nevrotiche del controllo? Come sono le nostre parole? Parole che sanano o parole che ci fanno ammalare e fanno ammalare le altre? Siamo in grado di equilibrare l'anelito alla comunità che ci abita, alla relazionalità, e a bilanciare il nostro ego? Maggiormente sulla giovane e il suo percorso. Io trovo sempre molto azzardato parlare dei giovani, delle giovani, del mondo giovanile. Tra l'altro, suppongo che nelle vostre comunità le persone in formazione possano venire anche da altri contesti culturali e non certo soltanto dal nostro mondo europeo, dal nostro occidente ricco e ipertecnologizzato. Però forse una parola vale la pena spenderla sul mutamento antropologico intervenuto. Un filosofo francese, Michel Serre, parla del nuovo umano che è nato sotto i nostri occhi, e lui si riferisce ai giovani e alle giovani con cui ci si confronta oggi, quel giovane con quelle potenzialità e capacità sviluppate dal mondo del digitale, dalla connessione continua, dalla multiculturalità, dalla mobilità e le corrispettive fragilità. Se possiamo riconoscere delle fragilità nei giovani, però io trovo profondamente erroneo ripetere questo mantra dei giovani sono fragili, quasi fosse una sentenza di morte, quasi fosse un giudizio colpevolizzante. Perché? Primo, la fragilità è una condizione dell'umano. L'uomo, l'essere umano, è il più fragile degli animali. E ogni essere umano, ciascuna di voi, ciascuno di noi, è un insieme di fragilità e di forza. E così anche i più giovani oggi. Lavoro di maturità è raccordare con sapienza fragilità e punti di forza, perché su questa armonia si
fonda la nostra vita e anche la riuscita delle nostre relazioni con gli altri. Allora lì si tratterà nel lavoro di formazione, questo è il compito importante, aiutare il giovane e la giovane a prendere coscienza, nominare e accogliere le fragilità che sono sue e accoglierle serenamente, con pace. Il problema non è avere delle fragilità o delle debolezze, il problema è camuffarle, il problema è rimuoverle, il problema è nasconderle, lì nascono i problemi. Ma quando sono riconosciute e accolte e nominate, ecco che una persona si può dilatare. E il fine di una formazione è quello di giungere, di aiutare una persona a giungere a quel livello di libertà e di capacità di amore che la rende veramente persona. Ma allora, come aiutare questo passaggio dall'individuo alla persona all'interno di una formazione in una vita religiosa? Vi do tre indicazioni che mi sembrano basilare e fondante. La prima, il titolo direi il desiderio e la soggettività, e inizio citando un brano addirittura della regola di San Benedetto, quindi di qualche secolo fa, quando Benedetto nel prologo della regola e parlando dunque di colui che anela alla vita monastica dice: cercando il suo operaio, il Signore dice: chi è l'uomo che vuole la vita e desidera vedere giorni felici? Se tu, sentendo questi, dici: io, ego, Dio ti dice di nuovo: se vuoi avere la vita vera ed eterna, custodisci dal male la tua lingua, la tua labbra da parole d'inganno, allontanati dal male, fai il bene, cerca la pace e perseguila. Citazione del Salmo 34. Allora, alla radice di una vocazione qui monastica, ma di una vita religiosa, di una vocazione religiosa autentica, c'è un desiderio di vita. Chi vuole avere, vuole la vita e desidera giorni felici. C'è un desiderio non di fuggire la vita, ma di viverla in pienezza, non di trovare riparo dalle difficoltà relazionali, ma c'è un desiderio di pienezza di vita. Lì un primo discernimento va fatto, far emergere il desiderio della persona. A volte nella ricerca c'è tanto smarrimento, c'è disorientamento, eccetera. Ma Benedetto gli dà un criterio importante. Se alla domanda del Signore, chi vuole la vita, chi desidera la felicità, se tu rispondi io, ecco che cosa va cercato nella candidata, anche una capacità di soggettività, la capacità di dire io ho questo desiderio, io sto venendo qui da voi in questo istituto perché cerco una pienezza di vita. Ecco, non è così semplice. Quante volte ci si imbatte in giovani che non sanno dire qual è il loro desiderio, che sono confusi nel discernere il loro desiderio. Ecco il compito formativo, maieutico, materno, che può davvero aiutare la persona a metterla in grado di camminare sulle sue gambe verso la realizzazione del suo desiderio, di se stessa. Allora, in quel caso lì io direi, lasciamo perdere le domande, ma questo qui ce l'ha o non ce l'ha la vocazione? Lasciamo perdere questa. Chiediamo che cosa desidera questa persona. Facciamo emergere, operiamo con la nostra parola, il nostro ascolto, la nostra domanda, la nostra presenza, affinché questa persona trovi un contesto fiduciale tale, e la fiducia è sempre matrice della vita, che lei si può dire. Può emergere quale e possa dire ciò che ha nel suo cuore. Questo è decisivo per sapere se poi questo spazio di vita religiosa può davvero essere quello della sua dilatazione personale, della sua maturazione, cioè del suo pervenire a crescere liberamente, trovando un luogo in cui è più capace di amare. Forse l'espressione è un po' maldestra, ma insomma, è la sua vita se quel luogo è quello in cui questa persona può al meglio espandere le sue capacità di amore, di dedizione. Ecco,
Lì occorre anche saper guardarsi e vagliare il rischio di idealità della giovane, il presentarsi con dei desideri molto alti, molto sublimi, ma che magari nascondono altri desideri molto più bassi, diciamo così, ma che sono i nostri e che però uno non osa dirsi. E lì il lavoro della formatrice è quello di dare il permesso alla persona di potersi dire, di potersi e di sentirsi accolta per com'è realmente. Ecco, sarà molto importante per la formatrice fare capire che la responsabilità della giovane si gioca a livello di ciò che si fa delle emozioni e dei sentimenti, di quanto una persona prova e sente. L'emozione mi aiuta a conoscermi, può diventare un grande aiuto per me. Perché sono triste? Perché sono arrabbiata? Perché sono malinconica? Eccetera. Sono rivelative, è molto importante aiutare una persona a leggere la propria interiorità. Sant'Agostino, in un passo della Città di Dio, del De Civitate Dei 9.5, scrive, secondo me è geniale, è veramente, qui è psicologo ante litteram: nella nostra dottrina, vale a dire nel cristianesimo, non si chiede all'anima credente se va in collera, ma perché. Il problema non è, non si deve andare in collera, A volte c'è questo, come dire, imperativo, addirittura a volte già interiorizzato, senza bisogno che giunga dall'esterno. Qui, no, io non devo arrabbiarmi, io devo amare gli altri, io devo essere sempre, in cui uno si auto impedisce di sentire quel che sente. Agostino dice: il problema non è se nel cristianesimo non si chiede all'anima credente se va in collera, ma perché? Molto più interessante. Perché in me questa rabbia? Perché in me questa collera? Non le si chiede se è triste, ma da dove viene la sua tristezza? Non le si chiede se ha paura, ma qual è l'oggetto della sua paura? Ecco le emozioni e tutto l'ampio spazio della vita emotiva della persona come materiale, capite l'espressione, di conoscenza di sé. Sono rivelative, ci dicono chi noi siamo. Ecco, e questo mi sembra davvero molto, molto importante, perché solo arrivando ad assumere se stessi si potrà arrivare un giorno a rinnegare se stessi. Troppe volte ho visto sia dei giovani presentarsi avendo già fatto il rinnegamento di sé e del proprio desiderio, o a volte delle formatrici o formatori che lo stroncano questo desiderio. Cerco di spiegarlo. C'è un rapporto tra desiderio e rinuncia, ma a volte questo rapporto diventa perverso. In alcune persone in cerca di una vita religiosa, e che magari arrivano poi a vivere la vita religiosa, tutto si svolge come se la rinuncia, da conseguenza dell'amore, diventasse l'illusorio mezzo per raggiungerlo. Per giungervi, più o meno incapaci di amare, paurosi dell'amore, timorosi dell'amore, si rinuncia non tanto alla soddisfazione che così temporanea offerta dall'oggetto del desiderio, ma al desiderio stesso. Rinunciare è allora fare come se si fosse già arrivati al traguardo finale dell'amore senza aver percorso la strada del desiderio. Non so se conoscete delle persone anche nella vita religiosa che sono anoressiche, che in cui è più facilmente visibile a volte questo meccanismo.
un meccanismo di controllo in cui controllo il peso, controllo il cibo, controllo il corpo, controllo l'affettività, controllo la sessualità, normalmente cerco di controllare anche gli altri, rinuncio anticipatamente al desiderio e a tutte le ale e i rischi che mi potrebbe aprire. Ma quello non è essere arrivati già alla compiutezza dell'amore, quello è essersi sbarrati la strada, quello è il terrore dell'amore. Ecco, come dire, in certe vite religiose si rischia di desiderare il cielo per evitare il confronto con la terra, ma è l'umano, è la terrestrità, sono i corpi e le relazioni con gli altri, il luogo dove noi possiamo vivere il tutto del Vangelo, il tutto dell'agape. E lì lo scontro va fatto, assolutamente, lì si diventa persone, nello scontro con la realtà. Lo vedremo parlando dopo del principio realtà, adesione al principio realtà. La realtà esiste perché? Perché ci pone resistenze. La realtà non si piega ai nostri desiderati e dunque è formatrice, e come? Perché ci chiede di mutare noi stessi. Ecco, scusate se ogni tanto mi scaldo. Credo che in ogni caso quello che si debba avere sempre di mira di fronte alla persona che si ha davanti, davvero quale che sia il contesto culturale di provenienza, eccetera, sia sempre la soggettività e la libertà della persona. La persona, quando giunge a un livello di discreta, sufficiente maturità, sarà anche in grado di arrivare a compiere liberamente le sue rinunce. Sarà in grado anche di arrivare ad assumere uno statuto di servo, di serva, liberamente e per amore. Ma questo ci si deve arrivare al termine di un percorso. E all'interno di questo, certamente, un elemento su cui si deve molto vagliare nel percorso è la decisione e la scelta. Non è così facile arrivare a scegliere, a decidere per delle persone giovani. Perché? Perché nella scelta, nella decisione è insita una morte, è insito un no, un astenersi da, un precludersi qualche cosa. E una delle illusioni dell'onnipotenza infantile, di quella immaturità che a volte è una cifra indubbiamente pervasiva in tante persone, è che si vuole scegliere tutto. Scegliere tutto è un esatto ossimoro. La scelta implica dei no, implica una morte. Ecco, tutto il processo di crescita è un processo di distacco per giungere a un nuovo attaccamento. È un processo di morte per accedere a uno stadio di vita nuova. Dall'uscita dal grembo materno la vita funziona così, per distacchi che preludono a un attaccamento. E dunque si tratta di arrivare ad assumere la capacità psicologica di perdere per poter guadagnare, di staccarsi per poter creare nuovi attaccamenti e nuove relazioni. Certo, in questo si ha a che fare spesso con delle patologie della indecisione che mi sembrano effettivamente oggi nei giovani, ripeto, di casa nostra, ecco, piuttosto accentuate e favorite anche da un clima culturale che spesso non li aiuta per niente dal contesto lavorativo, eccetera. Ma sono molte le patologie della indecisione e il terrore della definitività. Il terrore della definitività. Mi sono imbattuto una volta in una che doveva fare una professione, una monaca di un monastero non in Italia, doveva fare, ero lì a predicare degli esercizi. Il giorno prima di fare la professione, questa viene a parlare al predicatore, che ero io, e dire: no, io non me la sento.
Io sono... Era in letteralmente in preda al panico, una crisi di panico vero e proprio, il timore della definitività. Della definitività, perché ci pone di fronte in certo modo a una morte. Ecco, scegliere implica una svolta emotiva, affettiva, oltre che razionale, che permette di assumere consapevolmente tutte le componenti della propria scelta e tutte le conseguenze. Ecco, ora nel discernimento vocazionale io vi pregherei di tenere conto anche di, nel percorso, insomma, di maturazione, di discernimento spirituale umano della persona che avete davanti, verificate certo il desiderio, verificate la volontà, la capacità a un certo punto di staccarsi da per inserirsi in un contesto comunitario inedito, nuovo. E la comunità non ha le dinamiche di una famiglia, ma... è un altro contesto. Ebbene, ma si sappia anche verificare la possibilità, non solo il desiderio, non solo la volontà, ma anche la possibilità che questa persona entri a far parte della vita religiosa. Lo dico ancora una volta con le parole della regola di Benedetto, a proposito del giovane che entra in monastero. Nella regola di Benedetto, al capitolo 58, si dice: se egli, cioè il giovane, il novizio, promette di essere perseverante nella sua stabilità, dopo che sono passati 2 mesi gli si legga per ordine questa regola e gli si dica: ecco la legge sotto la quale vuoi militare, se puoi osservala, entra, se non puoi va pure via liberamente. Se vuoi e se puoi, può darsi che ci sia uno che vuole e che non può. Può darsi che uno voglia, ma non possa. Se poi, dopo aver deciso in se stesso, continua Benedetto, promette di essere fedele in tutto e di eseguire ogni prescrizione, allora si è accolto nella comunità. Ma deve pervenire a una scelta lui stessa. Habita secum deliberazione, avendo deciso in se stesso. E dunque, avendo raccolto tutte le sue energie volitive, intellettive, emotive, psicologiche, in un sì che arriva ad esternare, avendo presa secum deliberazione, avendo deciso in sé, ecco che può esternarsi. Ecco che qui siamo a un passaggio di maturità, indubbiamente. A un certo punto uno, presa questa decisione, la affida alla comunità, si affida alla comunità. Ma le domande da porsi di fronte alla candidata dal punto di vista dell'arte dello scegliere sono: primo, è seria? O sta giocando? Sta fuggendo? Sta cercando un rifugio? Sta scappando di casa? Continuate pure. Sta trovando una certa realizzazione personale, una promozione di vita. Secondo, vuole ciò che vogliamo anche noi in questa vita? Vuole ciò che è anche noi cerchiamo nella nostra congregazione, nella nostra vita religiosa, nella nostra comunità? Terzo, lo vuole al punto di impegnarsi e pagarne il prezzo, sapendo che un prezzo c'è da pagare e che spesso è il prezzo della vita in quanto tale, non solo della vita religiosa o monastica, della vita in cui c'è i voti, della obbedienza, povertà, castità, eccetera, eccetera. Ma è il prezzo della vita. E ultima domanda, dopo lo vuole al punto di impegnarsi a pagarne il prezzo, è capace di pagarne il prezzo? È capace di impegnarsi? Fin dove è disposta ad andare? Queste sono domande, direi una griglia, diciamo così, un canovaccio che deve aiutare a verificare la fondatezza, la forza, la profondità di una scelta, ben sapendo che una scelta va riscelta quotidianamente, va rifatta quotidianamente, e il sì pronunciato una volta, lo sapete benissimo tutte voi, lo dobbiamo poi ridire nel nostro cuore al Signore giorno dopo giorno, perché in automatico non ci si va proprio.
Ultimo punto, principio realtà e ascolto di sé. Nel cammino di discernimento io credo sia importante condurre la giovane all'adesione al principio realtà. Cosa significa? Dare il nome e accettare concretamente i limiti che abitano quella persona e anche le sue negatività, le sue zone d'ombra. L'ascolto di sé poi non è soltanto razionale, non si fa semplicemente pensando, leggendo libri o che, ma parte dall'esperienza, dai fatti. Che cos'è l'esperienza? Pensateci bene, il più delle volte l'esperienza è il nome che noi diamo a ciò che abbiamo sofferto o è il nome che noi diamo ai nostri errori, a dire che spesso ciò che più ci forma, ciò che più è maestro per noi sono gli errori che abbiamo commesso e che abbiamo pagato caro o ciò che abbiamo patito e sofferto. Del resto anche di Gesù si dice che imparò l'obbedienza dalle cose che patì, che soffrì. Ecco, l'esperienza è quella, l'esperienza è decisiva nella formazione personale. Ma l'ascolto di sé deve passare anche attraverso la relazione con l'altro, il rapporto con la realtà, con l'impegno con la realtà. Maturo, diceva Freud, è la persona che sa amare in modo adulto e lavorare efficacemente. Amare e lavorare, amare dunque e impegnare se stesso nel rapporto con la realtà in modo efficace, in modo fruttuoso. Ecco la maturità. E ripeto, lì c'è tutta l'importanza della realtà come ciò che oppone resistenze ai nostri desiderata. Lo scontro con la realtà è decisivo, perché ci aiuta a prendere coscienza dei nostri limiti e dunque ad assumere realisticamente chi noi siamo. Davvero, io trovo che per il passaggio alla maturità personale un momento decisivo è il momento della crisi, il momento in cui la giovane nel rapporto con la maestra delle novizie, nel rapporto con la comunità in cui vuole entrare, entra in crisi, in cui arriva a spezzare quell'io ideale, quell'immagine idealizzata della comunità, della vita religiosa, eccetera, che si era forgiata, va in mille pezzi e lei può finalmente vedersi realisticamente come è nelle sue debolezze, nelle sue anche negatività e vedere che in quella è amata dal Signore e da quella comunità e da quella formatrice. A quel punto lì, allora la percezione della propria ferita, della propria fallibilità diventa lo spazio aperto al raggio della grazia che ci raggiunge, che ci illumina, e davvero a quel punto, come dire, maturità umana, quantomeno maturità personale e scelta di fede, scelta di dedizione in una vita religiosa possono davvero coincidere. Chiudo. Quali obiettivi allora potremmo dirci per un itinerario formativo? Mancano 5 minuti. Potremmo elencarli così, ma sono delle indicazioni che io ritengo importanti, sono delle indicazioni di percorso. Il primo è quello che nelle scienze umane, nelle scienze della formazione viene chiamato la autoformazione. Cioè non tanto il fatto che uno si fa da se stesso, capitemi, ma che si è chiamati a diventare formatori di sé, in che modo? Facendo della pratica di vita che si sta conducendo il luogo della propria maturazione e crescita umana e spirituale. Ovvero che si è chiamati a imparare a leggere, interpretare ciò che si vive per meglio aderirvi, per meglio viverlo. Che si è chiamati a diventare se stessi, perché questa è la vocazione davvero ineludibile di ciascuno. Divenire se stessi, il proprio volto. Paul Ricoeur dice che l'unica icona della trascendenza è il volto di ciascuno, quel volto unico, inimitabile, non clonabile, oserei dire. Non, lì c'è la insostituibilità personale. Ebbene, e questo è allora molto importante, questa unicità personale deve prevalere sui modelli preconfezionati.
il modello di suora che in una tal congregazione si sponsorizza, il modello di monaco che in quella tal vita monastica si propugna. Nell'antichità, nella tradizione monastica c'è stato anche il monachesimo, il monaco che la cui vocazione è propter corum, per mettersi in coro, cantare, far tanti uffici. Non ci starei molto, Dunque la autoformazione e la riflessività, cioè che si è chiamati a pensare ciò che si vive mentre lo si vive, a leggere criticamente ciò che si fa sapendovi vedere e cogliere se stessi, quasi sviluppando un terzo occhio, è capace di vedere se stessi quasi come dall'esterno. Come dire, un buon lavoro di formazione aiuta la persona a diventare formatrice di se stessa, ad avere degli strumenti per sapersi misurare con la realtà. La tradizione cristiana parla di questi strumenti come di specchi. La cella è lo specchio del monaco, la scrittura è uno specchio, tutta la tradizione patristica che parla della scrittura come luogo in cui anche personalmente io leggo, la parola di Dio mi riflette, io mi ci vedo, ma mi riflette anche l'immagine trasformante di Cristo, e mentre mi fa vedere le mie storture mi dice anche verso dove devo camminare, la maturità della statura di Cristo. I salmi come specchio, la preghiera dei salmi in cui io vedo i miei sentimenti, ma vedo anche corretti, vedo anche riorientati i miei sentimenti. La vita comune, la vita di relazione come specchio che mi rivela chi sono. Abbiamo bisogno di specchi. E infine, qual è il fine ultimo? È l'incontro della persona con se stessa, il fine ultimo di una formazione, di un lavoro formativo. Finché questa persona sia capace di narrare la propria storia, di scrivere la propria storia, di interpretare la propria storia, di essere la propria storia, capace di assumere con responsabilità quella libertà e quell'amore che sono i due compiti essenziali della sua realizzazione personale. Quindi capace di avere un ubi consistente, per quanto possibile, con le fragilità che ciascuno ha, capace di avere una parola propria, di essere in grado di spendersi gioiosamente nella missione, nell'apostolato, in quello che è il suo lavoro, il suo compito. Ecco, in questo processo di maturazione è importante ricordare anche come gli errori, i peccati, gli sbagli, le cadute possono diventare quella esperienza che aiuta, possono diventare, non è detto, ma quando lo diventano sono veramente un aiuto molto potente che può aiutare la costruzione della persona, che la costruiscono come persona capace di misericordia, di compassione, di perdono. Dunque lontana da quelle rigidità e ripetitività che isteriliscono la persona e la vita religiosa, facendole smarrire il suo contenuto umano e vitale. Vi ringrazio del vostro ascolto e della vostra attenzione. Grazie di cuore al nostro primo provocatore, direi, di questa giornata, che ci ha veramente con delicatezza accompagnato in questo passaggio di riflessione tra l'individuo e la persona, e penso che ci ha toccate profondamente a tutte noi, al di là del nostro ruolo, al di là di quello che dobbiamo fare per altri, ma ci ha toccato profondamente nella nostra soggettività. Lo ringrazio di cuore, soprattutto per rimandarci questa immagine della persona umana come una persona integrale e integrata, dove veramente dobbiamo far pace di tutte le nostre dimensioni. Penso che anche chi arriva in comunità oggi con una età non verdissima e con dei vissuti, ad esempio di tipo devozionale, io credo che non sia un buon atteggiamento non devi o reprimere. Accogliete una persona com'è. Il problema è che lì ci sarà da fare, e c'è da fare una formazione anche a livello di fede.
Ormai occorre per diverse persone che chiedono di entrare, l'ho visto anche nella comunità di Bose, delle persone che si sono allontanate dalla fede e a un'età intorno ai 30 anni o anche un po' dopo chiedono di entrare, hanno fatto magari del tempo nel buddismo, quel buddismo occidentale, intendiamoci, un po' raffazzonato e così via. C'è a volte bisogno di una catechesi circa la fede da zero e quindi c'è da riprendere in mano, oserei dire, l'ABC della vita spirituale e della fede. Certamente io credo che sia importante che degli atteggiamenti di tipo devozionale arrivino a essere corretti per andare verso l'oggettività della liturgia, ma ritengo che sia sempre importante rispettare il cammino che una persona ha fatto e che l'ha portato a una certa maniera di espressione della fede. Se poi si vedrà che non riesce a fare un tipo di, diciamo così, conversione di quel tipo, beh, forse non è fatta per questa, per questa vita. Quanto al tema, uno dei temi che sintetizza molte domande è la centralità della persona, la centralità dunque del desiderio, la centralità anche dell'ascolto. Io credo che la formatrice debba essere a servizio della libertà della persona. Questo significa però a un caro prezzo e si tratta, come diceva una delle ultime suore che è intervenuta, di dare ascolto, ma si tratta di dare ascolto, dare tempo, dare presenza, dare parola. Io credo che in questi quattro doni di parola, ascolto, tempo e presenza c'è la generatività e non solo della formatrice, ma questo è davvero ciò che va, è ciò di cui siamo debitori gli uni gli altri all'interno di una comunità. Voi sapete che comunità viene dal latino communitas, che ha in sé l'idea del munus. Munus è il dono, ma non è, è il dono che si fa, che si deve fare, non il dono che si riceve. Ecco, nella comunità noi siamo uniti da un dono che siamo chiamati a fare, in quello, se volete, c'è la nostra vocazione a farci dono, ma ciò che va donato non sono cose, sono realtà vitali, generatrici, e una persona nell'anzianità ha quanto mai bisogno di essere ascoltato. Certo, può diventare anche pesante, noiosa, indubbiamente, e tuttavia il potere avere qualcuno che mi ascolta significa dire che anche io mi posso riconciliare con la vita che ho avuto, anch'io posso dire di sì anche all'ultimo passaggio, a proposito di passaggi che devo fare, cioè verso la morte, dicendo di sì alla mia vita, vedendo che anche delle persone accanto a me dicono di sì al racconto della mia vita. Ecco, io credo che questo sia molto importante, così come penso che, se ho ben capito la domanda, chi è efficacissimo nel lavorare fuori comunità, poi in comunità invece crea molti problemi, beh, lì forse c'è un difetto sul piano dell'amare in modo adulto. Io lì mi rifacevo a un'espressione di Freud che aveva questa che individuava, e mi sembra interessante questo, questi due ambiti, il lavoro, l'impegno, eccetera, in modo efficace, maturo, e anche la capacità di amare però in modo adulto. Come dire, scindere i due elementi significa evidentemente vivere una schizofrenia, cercare una realizzazione personale magari a scapito della comunità o servendosi della comunità per se stessi, perché anche questo avviene e lo sappiamo benissimo. Ma io credo, mi è difficile entrare ovviamente in vissuti che non conosco e quindi rischio di dire delle cose superficiali o anche sbagliate, però la suora che mi parlava del rischio, della fiducia, del coraggio nell'affidare delle responsabilità delle persone a delle suore di altra estrazione culturale, quindi distanti dai nostri punti di vista, dai nostri schemi, certo che questo provoca delle tensioni, ma già la composizione delle vostre comunità in cui ci sono delle provenienze culturali diverse provoca evidentemente delle tensioni, ma lì credo che ci sia la sfida e la chance però anche di cambiamento, di conversione. Gli schemi culturali non sono il Vangelo,
Il Vangelo dovrebbe aiutarci a smussare le differenze culturali verso un atteggiamento inglobante, accogliente, in cui comunque si deve avere anche il coraggio di assecondare dei processi storici che stanno allontanando, diciamo così, una centralità italiana, europea, occidentale verso altre centralità. Capisco che detta così è anche graziosa, carina, e che nel concreto i problemi ci sono lo stesso. Al tempo stesso lo sforzo è questo, i passaggi appunto chiedono sempre delle fatiche, degli urti, si tratta di passare attraverso strettoie, ci si fa dei graffi, ci si fa anche un po' male forse, però io credo che questo sia assecondare un quello che forse è anche un segno dei tempi, e che dice forse di una vita, di una vitalità. Beh, certo che è importante, io credo, non solo non reprimere le emozioni, ma farne un uso. Noi, non lo so come dire, ma quello che ormai conosciamo anche come funzioniamo, anche a livello di cervello, di non esiste, c'è anche un cervello emotivo, cioè un'intelligenza emotiva. Noi non decidiamo, non scegliamo in base semplicemente a un'astratta razionalità, decidiamo e scegliamo spesso in base anche a emozioni, a ciò che sentiamo, per cui sono costitutive della persona. Anche un'emozione come la collera, che può, come dire, che, ira, un peccato capitale, stando all'elenco dei sette. Ma insomma, prima di essere un peccato capitale è un'emozione, come la gioia, la tristezza, la paura. E una emozione dice qualche cosa di noi. Recuperare un approccio antropologico minimamente così elementare, secondo me, è molto importante se vogliamo essere noi delle persone umanamente integre davanti al Signore, e se vogliamo anche aiutare dei processi di crescita davvero sensati nelle persone che si affidano, insomma, che cercano di fare una vita religiosa. È tutta la persona che si deve porre davanti al Signore. Non dimenticatevi per esempio quel testo della lettera agli Efesini in cui dice adiratevi pure ma non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra collera. A dire, si va in collera, ci si adira, il problema non è quello. Il non peccato in cosa consiste? Riconciliati prima della notte. Un breve raccontino, un minuto. Abbiamo rapporti molto stretti di fraternità con il monastero dei cristiani copti, degli egiziani, dei copti ortodossi di San Macario nel nord dell'Egitto. Il ligumeno di questo monastero, un uomo veramente santo, sembra, se lo vedete mi sembra di vedere un padre del deserto uscito dal IV secolo, tale quale, ci dice: nel suo monastero c'è stato un giorno due monaci che sono venuti alla discussione anche un po' manesca, via, insomma, durante il giorno non si sono più fatti vedere né l'un dall'altro. Alla sera uno di loro è andato dall'abate e ha detto: voglio andare alla cella del fratello con cui ho litigato a chiedere perdono. È andato e si sono riconciliati. Allora, questo è il Vangelo, non è il reprimere le emozioni, è magari lasciarle esplodere, possono anche arrivare a cozzare in un modo che non va certamente incoraggiato, ma ciò che è importante è la riconciliazione, ciò che è importante è la capacità di far regnare il Signore, il perdono, anche laddove le emozioni si sono accese un po' troppo e c'è stato uno scontro. Come affrontare la paura della definitività? Io credo che, io non ho una ricetta, credo che occorra vedere che cosa nella tal persona suscita la paura della definitività, vale a dire che cosa è che di che cosa hai paura, che cosa senti morire in te. Io lo porrei in forma di domanda, perché la persona arrivi a leggersi, sappia ascoltare di che cosa ha paura, perché cosa vuol dire paura della definitività, in che cosa quella persona lì
è mossa una paura di definitività. Certo, lo possiamo vedere, diversi studiosi dicono che dalla fine in Occidente, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sempre di più l'orizzonte della definitività è venuto culturalmente disgregandosi. Però ciò che è importante nella formazione, che non si fa per affermazioni generali, ma di fronte a una persona precisa, interrogarle, accompagnarla a scoprire che cosa in te fa paura, che cosa temi temendo la definitività. Ma mi devo fermare qui perché è ora dell'Eucaristia. Immagino che è un po' frustrante dover chiudere così, no? Però penso che le cose non si chiudono, penso che adesso noi continuiamo questa riflessione anche con l'Eucaristia, sono sessioni che non si chiudono, sono solo differenti. Voglio veramente ringraziare profondamente Luciano Manicardi per il suo contributo e non posso leggerli tutti, ma per le edizioni Bose ci sono tantissimi testi che lui ha scritto, dai quali possiamo comunque continuare a riflettere. I was scared of dentists and the